Nelle ultime ore sono state diffuse notizie, anticipazioni relativamente al decreto Covid che imporrebbe alcune restrizioni fino al 31 luglio. Ecco, cosa ne pensa? Beh, diciamo che ieri sera, quando gli imprenditori hanno sentito i titoli dei vari TG, sono rimasti veramente allibiti e stupiti, perché dare notizie di questo tipo vuol dire non sapere cosa vuol dire far turismo e quanto importante sia il turismo. A parole, a livello governativo, a tutti i livelli regionale e locale, tutti quanti dicono che il turismo è la prima industria italiana e che dobbiamo farlo ripartire. Poi dare messaggi di questo tipo, come quello che ci sarà il coprifuoco fino al 31 luglio alle 10 di sera, questa diventa un boomerang mediatico stratosferico. Questa è la cosa che più ci amareggia, perché vuol dire mettere a repentaglio la stagione intera. Una stagione che si prospetta come? Se continuano così sarà peggio di quella del 2020, perché tutte queste notizie, tutta questa babele di informazioni, oggi poi è uscita quella che dovranno esserci tre tipologie di Green Pass cartaceo, ma ci rendiamo conto cosa vuol dire creare una non sicurezza di questo tipo, cosa vuol dire per la gente che deve mettersi a decidere di fare le proprie vacanze. Io sono convinto che Grecia, Spagna e altre località, sentendo queste follie italiane, diranno solo grazie, perché facciamo il loro gioco. L'anno scorso ci fu un gioco di squadra tra le associazioni di categoria e le istituzioni per definire i protocolli. Probabilmente questo dovrebbe essere la linea anche di quest'anno per riuscire a ripartire. Siamo disposti a mantenere in piedi tutte le tipologie di prevenzioni che avevamo fatto anche l'anno scorso e che hanno avuto successo, perché durante l'estate, e vuoi per quello che mettevamo in pista noi e anche per le temperature che c'erano, il Covid era totalmente sparito, quindi non c'era contagio. Quest'anno la disgrazia non sarà più, secondo me, il Covid, che in estate probabilmente sparirà, ma è tutta questa gara che c'è anche tra virologi, infettologi, chi più ne ha più ne metta, che vanno a tutti questi talk show, gente che non avevamo mai visto e che tra di loro non sono per niente d'accordo, che si fanno la guerra uno con l'altro cercando di sparare la notizia più grande possibile e superiore all'avversario o al collega, ma per me a questo punto loro sono anche avversari, perché lo dimostrano nei fatti e nelle parole, per poter avere maggiore visibilità sui media. Non sanno che giocano, che per fare questo gioco che ci rimettono saranno gli imprenditori e le migliaia di lavoratori e collaboratori che probabilmente vedranno la loro stagione accorciarsi di molto anche quest'anno.